Non corra, corre italiano.it. Mi dice qualche cosa sulla Lega? Penso che la Lega abbia i suoi problemi, ma penso che, essendo io, come dire, non un giustizialista, dico che bisogna aspettare che la magistratura faccia il suo corso e a quel punto lì ci sarà un tribunale che condannerà o assolverà, come qualsiasi cittadino italiano. Senta, quindi non io vedo niente di particolare. Niente di particolare, fino a quando non è stata? Beh, no, diciamo che non vedo niente di particolare, nel senso che non vi sono dubbi che è un'immagine nei confronti dell'opinione pubblica estremamente negativa, ma della politica in sé, al di là della Lega Nord. È ovvio che la Lega Nord, come dire, ha passato per anni un'immagine di essere il partito di un certo tipo. Questo potrebbe essere, come dire, un qualcosa che nuoce alla Lega Nord. Però detto questo, ripeto, credo che bisogna aspettare, come in tutto avviene, che qualcuno dica che se è colpevole o se è innocente. Ma 20 anni fa fu colpita già la Lega Nord con Patelli, si ricorda? Mi ricordo benissimo il finanziamento illecito a partiti, allora Patelli mi pare che fosse 200 milioni, sì, o qualcosa del genere. Beh, erano 20 anni fa però. Sì, erano 20 anni fa, certo, però adesso, al di là di tutti i problemi, ognuno in casa sua deve guardarsi sui, quindi devo dire che qua vi è stato un crescendo che la politica paga anche, come dire, l'antipolitica di questo, perché iniziamo da Penati per proseguire a Frisullo e a Tedesco in Puglia, per proseguire adesso nella Lega Nord, cioè non è bello, cioè, né per tutti, e questo non è bello, ripeto, nell'opinione pubblica non è bello, quindi speriamo che questo antipartito passi e che però tutti noi sappiamo abituarci ad essere più onesti. Ma non bisognerebbe forse cambiare la legge? Fare un po', certo, tipo gli americani, i francesi? Beh, io credo che bisogna cambiare le leggi, però allora bisogna cambiarle tutte, perché in America, come lei dice, certamente vi è una legge molto tassativa, però vi è anche, per esempio, l'autorizzazione e il riconoscimento delle lobby. Se qua in Italia lei va a parlare di riconoscimento delle lobby, ti ammazzano tutti pensando che sia qualcosa di illegale. In America invece le lobby esistono, i candidati presidenti si fanno autofinanziare dalle grandi lobby statunitensi, qua da noi sarebbe un peccato. Quindi non vi sono dubbi che la legge sul finanziamento ai partiti è da rivedere. Il caso di Lisi mi pare di Rossi sia estremamente chiaro, cioè quello di avere un partito che non è più un partito, che riceve milioni e milioni e milioni di euro senza essere più un partito. Direi che anche lì è un brutto spettacolo che la politica dà, quindi è necessario, non vi sono dubbi, cambiare la normativa del finanziamento ai partiti. E ieri ho intervistato un deputato dell'IDV che si è messo a giudice dicendo che loro non hanno niente da rimproverarsi, anche se sui giornali io gli ho risposto. Mi sembra che sia un pochino diverso. Vorrei chiedere una cosa all'Italia dei Valori a Di Pietro. Lui fino all'anno scorso ha usufruito di finanziamento pubblico ai partiti? Mi pare che ne abbia usufruito, quelli di predicare bene e di razzolare male credo che sia classico di Di Pietro. Di Pietro l'ha iniziato quando dice io butto via le manette e l'ha proseguito anche nella politica, pensando che la gente accolga tutto quello che lui dice, come dire, in automatico. Allora, ritorni indietro, faccia una cosa ben fatta, ritorni alla pubblica amministrazione tutti i soldi dei finanziamenti pubblici che ha ricevuto in questi anni. A quel punto lì può anche predicare contro la classe politica. Grazie. Prego, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao.